that's a lie. Let's go bitches, back again. È da un po' che non facevo un video, ho abbastanza problemi, non voglio spiegarvi di che tipo, sono stato anche male, ho fatto una mini vacanza per rilassarmi, ci sono dei progetti che sto cercando di mandare avanti e penso di riuscire a sistemare tutto per la prossima settimana. Lo so, è un po' di casino, siamo arrivati a 21.000 iscritti e vi ringrazio tantissimo di questo. Spero di non fermarmi qui e spero ora di riniziare comunque a fare video come ho fatto in questo periodo, cioè sempre un video al giorno e così via. Devo anche dirvi che però l'attenzione da COD sta un po' calando in questo periodo, forse perché questo COD non propone tanti contenuti o perché la situazione in Italia è un po' drastica. Ma ora passiamo al question and answer. Prima domanda fatta da Jay Fox: visto che al momento sei un free agent, pensi di trovare team a breve o continuare ancora per un po' da solo, magari aspettando la fine di Ghost per vedere se la situazione in Italia cambierà? Mettetelo, vi prego, un punto e una virgola, sennò cioè finisco veramente la saliva. E se cerchi team, punti di più sulla skill dei singoli player o gioineresti anche in un team con una skill minore ma con una mentalità aperta e competitiva dei singoli membri? Bello zio, sei un mostro. Allora, per prima cosa, ora sono free agent, non sono in nessun team. Ci sarà una piccola news, penso prossima settimana, proprio riguardante il fatto che non sono in nessun team. E per quella non sto aspettando la fine di Ghost. Al momento in Italia tutti i team, tutti i giocatori comunque sono coinvolti in quello che è il torneo di Personal Gamer Cerchi e Distruggi. Quindi non posso entrare in un team, rompere gli equilibri che si sono creati solamente per sniccare un posto per andare a fare un torneo. Quindi preferisco aspettare la fine del torneo e vedere magari più avanti come si evolveranno le cose. Ma penso che le cose mi rivedrete presto comunque sul competitive. Per quanto riguarda cosa cerco in un team, la skill single player o la mentalità aperta e competitiva, dipende cosa si intende per mentalità competitiva e aperta. Se si intende gente che comunque gioca con la testa, più che basare il suo gioco sulla propria skill singola, quindi sul fatto di double teamare, cercare di fare cose assieme, preferisco sì una cosa del genere riguardo la skill, perché COD non è un gioco di skill. Come voi sapete, perché COD piace? COD piace perché praticamente è un gioco dove tutti possono fare un'uccisione, tutti possono arrivare, ucciderti e anche se sei fortissimo, cioè ok, ti uccideranno di meno, ma ugualmente. Proprio per questo è un gioco dove non c'è la skill, più che altro per vincere serve il teamwork, che è il gioco di squadra assolutamente, e ovviamente la testa, il fatto di saper prevedere le mosse, sapersi adattare a quello che succede e saper, diciamo, capire l'avversario cosa vuole fare. Seconda domanda. Mr. Nazar mi scrive: hai mai avuto problemi di ogni tipo, economico, scuola, che ti hanno impedito di giocare competitive? L'unico problema che, anzi ne ho avuti due di problemi veramente riguardo queste cose, è stato proprio per gli esami dell'università. Mi è capitato per il COD World Championship, però ovviamente era successo, come sapete, perché avevo un esame da dare, quindi non ho potuto giocare una partita contro gli altri, non sono dovuto andare via prima, ma questo è stato un errore anche comunque di chi diciamo ha preso i miei biglietti, perché li avrebbe dovuti prendere la sera tardi verso le 10, invece sono stati presi alle 4 del pomeriggio. Per quanto riguarda problemi a scuola economici, no, non ha mai influito cose così tanto. Ho sempre cercato di suddividere il mio tempo bene, ed è quello che dovete fare, perché se giocate troppo il troppo stroppia, ma ugualmente poi lasciate da parte cose importanti come la scuola, gli studi, il fatto che poi al momento COD non è ancora un futuro, non ve lo può dare, quindi per ora conviene concentrarvi su due cose contemporaneamente e cercare di farle bene. Terza domanda: quanto tempo ci hai messo per abituarti perfettamente alla Claw? Allora, perfettamente per abituarmi bene ci ho messo 2-3 settimane più o meno, poi veramente per abituarmi perfettamente a saper mirare in un modo eccezionale, a saper fare tutte le cose contemporaneamente, ci ho messo più o meno 3-4 mesi, sempre giocando competitivo, quindi in un team, allenandomi eccetera eccetera. Questo perché? Perché la Claw, il vostro pollice, quando viene messo sull'analogico, viene messo in una posizione abbastanza particolare, quindi è quello che influisce molto sulla mira, su come sparate. Quarta domanda: Power, cosa ne pensi del calo madornale che nell'anno 2013-2014 hanno subito gli FPS, in particolare COD? Allora, qui in questo caso non si parla di calo madornale e sicuramente non riguarda la crisi, poiché il settore videoludico è uno dei pochi settori che non ha crisi. Comunque, quello di cui voglio parlarvi è del fatto che gli FPS hanno avuto un calo, ma per un motivo generale, cioè un motivo che li prende un po' tutti. Ogni volta
chi produce un FPS si sente dire: ma tu mi proponi sempre la stessa cosa, il gioco è sempre uguale, mi stai dando sempre, diciamo, lo stesso gioco così. Il fatto è che poi, andando a cambiare determinate cose, snaturando il gioco da quello che è il suo nome, come è successo con Ghost, ma come è successo con tanti altri giochi, quelli che sono i fan della saga, che seguono quel gioco da tanto tempo, si ritrovano insoddisfatti, si trovano a comprare il gioco e magari a venderlo dopo poco, o a non essere interessati come lo erano al capitolo prima. Ed è il motivo per cui si dice si stava meglio quando si stava peggio, cioè quando si avevano le versioni precedenti del gioco. Oltre a questo, il fatto delle next gen ha cambiato molto le cose, anzi, secondo me le next gen non dovevano nemmeno uscire quest'anno, ma erano per il prossimo anno, questo nel 2014. Infatti, ora vedremo tutti i giochi alle 3. Comunque, spero di avervi un po' spiegato il perché c'è stato questo calo. Secondo il mio Altra domanda punto. fatta da Valerio Asse. Grazie per i 20K. Comunque, visto che ti conosco da un po' ormai, sei un ragazzo simpaticissimo e divertente. Pensi mai ogni tanto di staccarti dai videoserie per fare qualche videocazzeggio? Allora, sinceramente, io ho idea, cioè sono arrivato qui su YouTube cercando di fare video di competitive, portando qualcosa di serio. Le cose in Italia non stanno andando molto bene, la situazione è abbastanza critica. Vorrei cercare di evolvere il mio canale non in, diciamo, in video simpatici o divertenti, ma in video anche di altri giochi, o comunque portare il competitive su quelli che sono altri giochi, sempre FPS comunque perché sono quelli che mi piacciono di più. Oltre a questo sì, ho pensato di fare video simpatici e divertenti ma che non riguardano i giochi e vorrei cercare di produrli come delle piccole web series da 2-3 minuti che spero di fare in un breve futuro perché ho delle conoscenze che sono molto bravi, diciamo conosco delle persone che hanno studiato comunque arti cinema e spettacolo, hanno attrezzature, hanno già recitato in teatro e roba varia, mi piacerebbe tirare su qualcosa. Quindi non lo so, vedremo. Xset Reptile, la Barna ha chiesto a te oppure sei stato tu a chiedere loro di sponsorizzarli? Allora, è successo in questo modo: io avevo il contratto con la SCUF che mi stava finendo e si stavano allungando per, diciamo, per allungare il contratto. In quel caso, la Barna è arrivata perché lo sapeva già questa cosa. Su Twitter mi ha contattato tramite messaggio diretto e mi ha detto se era interessata a questa cosa. Abbiamo parlato, abbiamo mandato la cosa molto bene lunghe, diversi mesi, e fino a che non abbiamo definito tutto. E ora, beh, sono sponsorizzato dalla Barna, sinceramente sono felice. Questo è l'ultimo pad che mi hanno mandato, se riesco a levarlo, fatemi vedere se riuscite a vederlo. Cioè, uno spettacolo, cioè mi mandano dei pad fatti benissimo. Io non ho mai giocato con i paddle, sto provando ad usarli e devo dire che questi paddle larghi, cioè non so se riuscite a vedere, sono larghissimi, cioè si premono con una facilità impressionante, non solo, sono anche morbidi, cioè non sono rigidi. Quindi è una cosa spettacolare questo pad, sono contentissimo del lavoro che ha fatto la Barna per me. Ora andremo avanti, ci saranno molte novità, quindi vi consiglio di stare sintonizzati. Ferb chiede: qual è il Call of Duty che ti è piaciuto di più? Cosa aggiungeresti e cosa toglieresti a un COD per renderlo migliore? Allora, i COD che mi sono piaciuti di più sicuramente è COD 4, dove ho conosciuto il competitive, dove ho iniziato quella che è comunque la mia carriera. Un altro COD che mi è piaciuto è Black Ops 1, che di cui veramente ero innamorato. Penso che mi è piaciuto pure più di Black Ops 2, anche se Black Ops 2 rimane il migliore per il fatto che ho vissuto l'anima competitiva di Black Ops 2. Ed è penso dove ho raggiunto il massimo livello che ho mai raggiunto su un videogioco, massimamente di bravura. Cosa aggiungeresti a un COD? Sicuramente aggiungerei il doppio Y, che è una cosa che mi piace tantissimo. Seconda cosa, darei un po' più di personalizzazione, non come c'è in Ghost perché non mi piace, ma molto più simile alla Black Ops 2. E aggiungerei sicuramente delle mappe ben bilanciate, cioè che siano simmetriche sia in lunghezza che in larghezza. E cosa toglieresti? Beh, sicuramente toglierei il fatto che quando uno spara addosso a un avversario, l'arma si alza. Questa è una cosa che mi dà troppo fastidio perché a volte capitano headshot random e una cosa che odio è avere il moltiplicatore dell'headshot altissimo, cioè che quando fate un colpo di sparate un colpo in testa fate un danno elevatissimo e quasi one shotate la persona. Cosa che c'è in Ghost e secondo me è inutile. Sicuramente alzerei la vita, metterei che si muore con un minimo di 3, diciamo così, 4 colpi da vicino in modo così da rendere il gioco un po' più skill based. Quindi penso di aver detto tutto. Ah, e ovviamente metterei le score streak, che sinceramente sono molto piaciute da Black Ops 2, cercherei di implementarle in modo. Suavex chiede: Power, i tuoi genitori cosa hanno pensato la prima volta che gli hai detto che sei un competitive player e che saresti dovuto andare in giro per il mondo per fare LAN? E soprattutto adesso cosa ne pensano? Bella Power! Allora, prima di tutto 75 like per questa domanda, c'è cioè scandalosa!
Comunque c'è un botto di like. Allora, per prima cosa mia madre, quando gli ho detto che dovevo andare al mio primo evento comunque straniero a Los Angeles, non parlo di lingue italiane, era rimasta abbastanza sorpresa perché non credeva fosse possibile una cosa del genere. Però devo dire che non mi ha mai ostacolato per quanto riguarda il fatto di partire, di viaggiare, anzi mi ha sempre spinto, mi ha sempre detto se vuoi fallo, eccetera eccetera. E devo dire che pure è abbastanza felice di quello che ho fatto, del fatto che ho comunque visitato il mondo, sono dovuto stare da solo in alcuni casi, ho dovuto ambientarmi in posti stranieri, ho dovuto comunque destreggiarmi da solo. E oltre a questo è contenta soprattutto adesso perché le cose si stanno sviluppando molto bene, sono andato 2 volte in TV, sto cercando di avviare questa mia carriera su YouTube che spero di far crescere, quindi di far diventare una cosa seria in modo da poter essere, diciamo, quello che è un punto di riferimento del gaming italiano, ma è una cosa difficile da fare, però al momento sono molto contenti anche di questa piccolissima cosa che sono riuscito a creare su me stesso. Gamer HUV Gamer Hub scrive: nel caso dovessi vincere mai il Code War Championship, spero per te di sì, sai già che cosa faresti con i soldi vinti? Allora, sicuramente mi regalerei una vacanza in un posto bellissimo, meno di una settimana o un mese. E seconda cosa, come spenderei quei soldi? Sinceramente io non sono una persona molto materiale, devo dire. Anzi, io forse è proprio la mia sfortuna questa, rompo il cellulare in continuazione, non ci tengo molto agli oggetti, alle cose che ho. Quindi forse i soldi li terrei per usarli insieme alle persone con cui sto, quindi fare un viaggio, cercare di fare qualcosa di più con gli amici, cose del genere, perché non lo so, alla fine sono più belle le emozioni che gli oggetti, non lo so, almeno io la penso così, che ciò che ti dà un'emozione te lo darà mai un oggetto, almeno il ricordo è molto più bello di quello che è un cellulare, intanto già perché il mio S3. Forse una cosa ci farei con i soldi, mi comprerei un nuovo cellulare, dato che ho rotto l'S3, sicuramente. Maso Galantini mi scrive: se ti dovesse capitare di ricominciare tutto da capo, YouTube, competitive eccetera, faresti tutto quello o faresti altre scelte? Allora, dipende questa domanda come la pensiamo. Se tu mi stai dicendo di iniziare ora tutto da capo, in questo momento preciso, YouTube competitive ovviamente con tutte le conoscenze che ho attualmente, ma in questo periodo, nella situazione che c'è ora in Italia, penso che forse nemmeno inizierei il competitive, inizierei YouTube e mi concentrerei forse su quello, ma forse nemmeno quello, perché ora siamo in un... diciamo, siamo in un momento in cui YouTube è completamente saturo di YouTuber, è difficile crearsi il proprio spazio senza avere un nome, quindi forse nemmeno l'avrei iniziato perché non avrei, diciamo, non riuscirei a raggiungere la giusta rilevanza. Se una cosa è il competitive, nemmeno, perché la situazione è ancora più drastica di quello che era negli anni scorsi in Italia. Se invece ci riferiamo a molti anni fa, la prima cosa che farei è sicuramente iniziare YouTube. Se avessi iniziato YouTube 3 anni fa almeno, o 3 anni e mezzo fa, a questo momento forse in Italia saremmo a un livello sicuramente maggiore, perché al momento sono l'unica persona che tratta di queste cose o che almeno cerca di sensibilizzare chi gioca a Call of Duty o altri giochi a quello che è il gioco competitivo. Quindi sì, farei sicuramente altre scelte, sia in fatto di... sia di proprio di gioco, di team, di scelte, di marketing e sia di YouTube. Quindi sì, bisogna dividere questa domanda come ho fatto io in 2 momenti, ora o prima. Let's go bitches, siamo arrivati alla fine del question and answer, spero vi sia piaciuto, scusatemi per questo ritardo nei video ma vi ho detto un po' di problemi, tra l'altro non mi va di trattare video di pubblica random o cose simili, voglio cercare di... come posso dirvi, di portare dei contenuti nuovi, o almeno dei contenuti che riguardano il competitive, ma al momento è un po' difficile, quindi speriamo in delle buone nuove prossima settimana. Questo fine settimana sarò a Napoli, al Comic Con, quindi spero che ci sarete in tanti, perché giocherò anche farò un piccolo evento insieme a una ragazza delle Mad Kitties, Banshee, Michela, e allo stesso tempo sarò lì per incontrare tutti voi supporter che mi seguite e che ogni giorno siete lì a vedere i miei video, a rispondermi su Facebook e a scrivermi. Quindi let's go bitches, spero di incontrarvi molti sabato!